Un cordiale saluto ed una buona serata ai nostri telespettatori, benvenuti a Palazzo Nervegna, una nuova puntata per continuare a parlare di Covid-19, ma non dal punto di vista sanitario, bensì dei danni che questo virus sta arrecando all'economia mondiale, italiana e ovviamente anche a livello locale. Ci sono tanti esercenti, tanti commercianti in sofferenza, oramai sull'orlo di una crisi di nervi, sono tante le iniziative che si stanno organizzando a livello nazionale. Partiremo da questo spunto per capire invece che cosa sta accadendo, cosa si sta organizzando questi giorni a livello provinciale. Ma intanto passiamo subito alla presentazione dei nostri ospiti, a partire da Francesca Scatigno, che è referente delle partite IVA di Brindisi. Buonasera Francesca. Buonasera dottoressa Sabonaro, grazie per l'invito. Un saluto anche a Teodoro Piscopiello, che è il direttore di Confartigianato Brindisi. Buonasera anche a lei, direttore. Buonasera a voi tutti. Abbiamo con noi anche Antonio D'Amore, presidente della Camera di Commercio di Brindisi, nonché referente di Confesercenti. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. In realtà aspettiamo anche un'altra ospite, l'abbiamo invitata ed è il presidente di Confcommercio Brindisi, Annalita Montanaro. Ovviamente aspettiamo che possa collegarsi per partecipare al nostro confronto, ma nel frattempo io per introdurre l'argomento di oggi chiederei al nostro regista, che intanto saluto per la collaborazione preziosa in Palazzo Nervegna, Alessandro Colavito. Vediamo che cosa è accaduto ieri a Roma, Alessandro, grazie. Saremo tutti d'accordo sul fatto che queste immagini fanno male, fanno veramente male, non soltanto a chi è titolare di un esercizio commerciale, ma fanno male a tutti. Francesca Scatigno. Sono delle immagini molto forti che stanno a simboleggiare che chiaramente c'è una stanchezza da parte di tutte le partite IVA. È normale che così, non si può assolutamente continuare. Noi questa mattina siamo scesi in prima linea perché è doveroso metterci la faccia. Sì, parleremo anche delle iniziative che avete organizzato voi, sentiremo Stefano Scatigno, che ha parlato a nome del gruppo. Non è un'associazione familiare, lo vogliamo dire, siete due fratelli che hanno avuto questa idea, ma insieme a voi ci sono tanti esercenti del territorio brindisino, abbiamo provato a sostenere la loro causa al pari di quelli insomma, che fanno parte invece di altre associazioni. Teodoro Piscopiello, una parere, vedendo queste immagini, cosa avete pensato ieri sera? Ecco, intanto tanta preoccupazione, perché non pensavamo si arrivasse a questo tipo di protesta. Noi siamo confederazioni, diciamo, che hanno un riconoscimento nazionale, regionale, provinciale, locale, e abbiamo sempre voluto sederci e, diciamo, contrattare con chi governa, quindi spiegare a chi governa qual è la situazione reale e fare delle proposte a chi governa, quindi dal presidente Emiliano al ministro Speranza, con tutti noi stiamo cercando di parlare in questi mesi, da quando è iniziata questa brutta storia della pandemia, e in questi mesi qualche risultato lo abbiamo avuto in favore delle categorie, non possiamo dire di non aver fatto tutto il possibile.
Certo, l'azione deve essere sinergica con tutte le associazioni, tutti i movimenti. Noi crediamo che in effetti tutti insieme si possa convincere il ministro che sbaglia a far riaprire alcune categorie. Ecco, si può sbagliare anche facendo il ministro e a noi il dovere di portare le soluzioni e condividerle con loro e spronarli, però non in quel modo in cui fanno quei manifestanti, in modo sbagliato, che ci porta indietro di anni e poi diciamo, ci fa preoccupare. E non è quella Infatti sono immagini che il modo. fanno preoccupare perché poi alla fine che fanno male, come dicevo in apertura di questa trasmissione. Prendiamo sempre le distanze da episodi di violenza, questo è bene sottolinearlo ancora una volta. Fa male che l'Italia si sia trovata in questa situazione quando poi ci sono paesi che in questo momento si stanno organizzando per la riapertura. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, come sottolineava Teodoro Piscopiello, ma come è sotto gli occhi di tutti. In qualche maniera bisogna uscire dal tunnel, ma il tempo nella clessidra mi pare stia per scadere, perché nel frattempo tanti esercenti, tanti imprenditori ci hanno rimesso la pelle dal punto di vista professionale, ovviamente, in questo caso ci occupiamo di questo. Toni D'Amore. Buongiorno a tutti. Sì, francamente la situazione è particolare, nel senso che il malessere ormai è un malessere diffuso legato a un sentimento di ingiustizia. Molte di queste, come posso dire, di queste prescrizioni che oggi colpiscono soprattutto il mondo del lavoro autonomo vengono vissute come non sufficienti e comunque isolate. Aver scaricato il problema delle vaccinazioni, quindi della carenza dei vaccini, il problema di non aver investito in passato nelle terapie domiciliari per chi è ammalato di Covid ma non è ancora in situazioni critiche e che invece è stato lasciato a casa con l'aspirina, letteralmente, in attesa che la situazione migliorasse o peggio si aggravasse, tanto da portare a un ricovero, così come l'approssimazione nella gestione del piano vaccinale con la creazione estemporanea e spesso lasciata all'iniziativa dei sindaci o di pochi amministratori locali e regionali, credo che stia esasperando un po' la situazione. Gli scontri sono sicuramente da condannare, La violenza è però sempre da condannare. assolutamente, assolutamente sì, ma io vorrei portare, comunque come Presidente della Camera di Commercio, vorrei portare una testimonianza che riguarda tutte le associazioni. Le associazioni in questo momento spesso dagli operatori vengono additate come inerti e soprattutto silenziose. In realtà non è così. C'è, come diceva il collega Piscopiello, c'è un grande lavoro dietro le quinte che le associazioni nazionali stanno facendo e stanno portando avanti, un lavoro fatto di incontri, di proposte, di concertazione, che non sono limitate, che non si limitano solo ai ristori, diciamolo francamente, e che ha un obiettivo principale ed esclusivo, che è quello di non soffiare sul fuoco della protesta, di non esasperare gli animi, ma allo stesso tempo Ma di c'è fare delle bisogno. proposte che in qualche maniera possano essere attuabili. C'è bisogno che la parte politica in qualche modo si faccia carico di trovare, ripeto, delle soluzioni alternative. Un esempio Toni per D'Amore, Presidente, chiedo scusa, nel frattempo si è collegata con noi Annarita Montanaro, il Presidente di Confcommercio Brindisi. Buonasera, Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto noi abbiamo iniziato il nostro discorso commentando le immagini che fanno male, abbiamo detto così, quelle di ieri in piazza Montecitorio, la protesta degli imprenditori che alla fine è sfociata in violenza. Assolutamente prendiamo le distanze, abbiamo ribadito da ogni forma di violenza, ma comprendiamo che gli imprenditori
imprenditori, che i commercianti, che gli esercenti in questo periodo si sono un po' sentiti abbandonati, che la misura è colma e che in questo momento bisogna intervenire per offrire delle alternative, per trovare un punto d'incontro a beneficio della categoria. Cercheremo di capire voi come associazioni che cosa state organizzando a livello locale, che è quello che ci interessa di più, avendo preso spunto da quello che è accaduto a livello nazionale. Una sintesi, ecco, per darle intanto per salutarla e per chiedere anche a lei un parere su quella che è oggi la situazione. Penso che anche gli altri presidenti abbiano accennato che oggi è una giornata particolare. Oggi è il 7 aprile e in diversi paesi ci si sta muovendo con le attività, con gli imprenditori, perché si vuole dimostrare, si vuole dire che c'è la volontà di poter ripartire e di riaprire. La Confcommercio a livello nazionale sta mettendo in piazza questo tipo di messaggio, perché non si può chiudere, non è pensabile che tutte le attività continuino ad essere chiuse in questo momento, anzi che alcune attività restino chiuse in questo momento. E quindi immagino che le immagini di prima abbiano raccontato la disperazione di questo momento che è esistente. Però chiaramente come Confcommercio, ma penso che anche i colleghi, dobbiamo cercare di rimanere nei limiti della legge e cercare di continuare a chiedere con forza al governo e portare con forza al governo le nostre proposte. Grazie. Francesca Scatigno, 7 aprile, hashtag io apro, voi avete organizzato questa mattina una manifestazione pacifica, lo avete sottolineato in ogni modo anche nel momento in cui avete dovuto decidere in che maniera esprimere la vostra posizione, le vostre opinioni, il vostro disappunto nei confronti di quello che invece è stato deciso, nei confronti di queste chiusure che vi stanno oltremodo penalizzando. Eppure in un anno voi vi siete attrezzati, vi siete organizzati. Ovviamente questo discorso non vale soltanto per estetisti e parrucchiere, che è quello che interessa lei, ma vale per tutti. Cosa avete fatto questa mattina? Poi passiamo a sentire anche Stefano Scatigno. Cosa avete fatto? Cosa vi hanno detto i commercianti? Come vi siete organizzati in questi giorni? E soprattutto che risultati sperate di ottenere? Sì, dottoressa Saponaro, intanto una precisazione perché ci tengo rispetto a poi quello che è il nostro gruppo. Due parole su chi siamo e come nasciamo. Il gruppo Partite IVA di Brindisi nasce sui social più o meno un anno fa, precisamente su il portale Facebook. Siamo Partite IVA, piccole e medie imprese. Quanti Noi non siete, siamo Francesca Scatigno? Quanti siete? Al momento siamo 534 partite IVA presenti su Brindisi e provincia. Noi non siamo, dicevo, un'associazione, non siamo regolamentati da uno statuto e io non sono il presidente. Sono un semplice portavoce designato dal gruppo e sono onorata di esserlo. Noi cosa siamo? Siamo madri, padri di famiglia, siamo delle semplici partite IVA che hanno deciso di metterci la faccia, come dicevo poc'anzi, ormai da un anno siamo in prima linea, più o meno dicevamo che siamo 534, ci siamo uniti perché crediamo che l'unione sia la forza, la nostra forza. Più volte abbiamo anche chiesto alle associazioni di categoria di sostenerci e supportarci, perché poi un'unica voce. Noi oggi nello specifico chiediamo semplicemente di riaprire le attività, perché abbiamo avuto tempo e modo di fare proposte, tempo e modo di essere aperti, di dimostrare che noi non apriamo in sicurezza, ci siamo sempre attenuti ai protocolli anti-Covid, quindi non siamo interessati ad agire nella illegalità.
il nostro interesse, ripeto, oggi più che mai è Sottolineiamo quello che di questa cosa riaprire. oggi fa più male rispetto allo scorso anno, perché lo scorso anno una chiusura era necessaria perché gli esercenti non erano pronti a fronteggiare questa pandemia. Oggi invece tutti muniti di gel, tutti muniti di colonnine, tutti i dispositivi di protezione individuale, è ovvio che vi chiedete per quale motivo non si possa lavorare quando poi ci sono delle attività commerciali che regolarmente possono operare. Francesca, ritorniamo a questa mattina. Quindi, che cosa avete organizzato? Vi siete incontrati in via Marche, se non erro. Sì, noi la manifestazione simbolica chiaramente è iniziata questa mattina alle 9. Ognuno si è recato presso la propria attività, ha aperto la propria serranda finché saremo padroni delle nostre attività chiaramente, e abbiamo fatto questo cartellone e ognuno l'ha messo sulla propria vetrina. Questo è per dire che noi ci siamo ancora e abbiamo la voglia di riaprire l'attività al pubblico. Per oggi noi abbiamo semplicemente riaperto la serranda. Non abbiamo fatto entrare il pubblico nelle nostre attività, perché come dicevo prima, agiamo e lavoriamo nel rispetto Delle della regole. legge. Sì, e quindi voglio dire, oggi ci siamo poi incontrati in via Marche perché dobbiamo ringraziare tutta la stampa del territorio che è sempre molto attenta a quelle che sono poi le problematiche delle partite IVA. Sentiamo Stefano Scatigno, intervistato da Fabrizio Caglianiello questa mattina, ovviamente portavoce al pari di Francesca Scatigno di queste oltre 500 partite IVA del territorio provinciale. Sentiamo. Io apro, è un'iniziativa nazionale promossa dai commercianti che non ce la fanno più a restare chiusi, sono in grossa difficoltà sul piano economico, molte attività stanno rischiando di chiudere ed è un'iniziativa che ha preso piede negli ultimi giorni anche a Brindisi su iniziativa del gruppo Partite IVA. E allora come si svolge questa giornata? Allora, a differenza di tutto ciò che abbiamo visto nelle varie piazze italiane, questa manifestazione è esclusivamente simbolica. Noi operatori stiamo tirando su le nostre serrande, stiamo apponendo davanti alle nostre attività la locandina con l'hashtag Io apro. Tutto ciò viene fatto esclusivamente in maniera simbolica. Oggi, contestualmente a questa manifestazione, è partita la richiesta di incontro al prefetto e alla quarta commissione regionale. Chiederemo appunto al prefetto e alla regione delle soluzioni nel medio e lungo termine, perché molti di noi hanno paura di non riuscire più a riaprire quando verrà dato il semaforo verde dalla nazione, e soprattutto chiediamo anche che ci sia il rispetto di tutti i lavoratori che compongono le partite IVA italiane, brindisine e pugliesi. È una manifestazione simbolica nel fatto che realmente gli esercizi non stanno effettuando vendite in questa giornata, chiariamolo. Sì, è giusto chiarire, non ci stanno, i clienti non stanno entrando, non vogliamo essere additati come veicolo di Covid, l'emergenza c'è, i malati ci sono dei dottori, degli infermieri che in prima linea lavorano H24 per garantire la nostra salute, non possiamo negare ciò che sta avvenendo, ma come non possiamo negare ciò che avviene negli ospedali, non possiamo negare neanche che i nostri comparti siano in grave difficoltà. Emergenza sanitaria ed emergenza economica. Sì, precisamente sì. È giusto così. Purtroppo lo stare chiusi o l'aprire intermittenza ci sta creando gravissimi problemi. Tra i problemi c'è anche quello dell'abusivismo, sul quale è intervenuta anche Confartigianato nei giorni scorsi. Prevediamo che per il 2021 andrà in fumo il 50% del fatturato a causa degli operatori abusivi, una perdita enorme diventata incalcolabile per le imprese dell'area brindisina nel settore del benessere, parrucchieri, barbieri ed estetisti. Una concorrenza sleale in città, diffusa anche negli altri 19 comuni del territorio, che è diventata ancora più forte rispetto al primo lockdown della primavera scorsa, ora come allora, quando le attività di servizi alla persona erano serrati. L'abusivismo ha più campo libero, pubblicizzando sfacciatamente sui social prestazioni a domicilio in piena pandemia. Teodoro Piscopiello. Sì, diciamo, il problema dell'abusivismo, lo diciamo ormai da anni, c'era,
oggi diventa sempre più acuto. Quello che è necessario fare è quello di investire i sindaci, le polizie municipali, gli organi di controllo a contrastarlo. Qualche volta ci viene detto, ma noi diciamo, facciamo le segnalazioni, denunciamo personalmente, questo ci viene risposto da chi diciamo, amministra, ma quella non è la soluzione. È necessario che diciamo, il contrasto all'abusivismo ci sia sempre. In questo momento la situazione si aggrava perché si costringono le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio con tanto di partita IVA, che pagano tanto di tasse, che hanno tanto di lavoratori assunti, si costringe a chiuderle, a tenerle chiuse. E allora, se si costringono le imprese, immediatamente, contestualmente, bisogna fermare le attività abusive che, allo stesso modo, così come si fermano le attività, aprono, poi ci dicono nelle situazioni più disparate, chi apre nei garage, chi apre l'attività a casa. E allora, che cosa abbiamo detto? Diciamo, l'istituzione più vicina agli operatori è il sindaco, sono le polizie municipali. Abbiamo scritto a tutti i sindaci di incrementare le attività di controllo. Così come abbiamo visto sulla stampa, Mesagne, Cellino San Marco, abbiamo avuto i risultati. Qualcuno è stato beccato, ma non è quella la soluzione. Secondo noi, il lavoro va fatto sui cittadini. È il cittadino che non deve più rivolgersi all'abusivo, perché l'abusivo non garantisce la sicurezza, non garantisce le norme anticontagio, quelle norme anticontagio che vengono invece rispettate nei laboratori, che siano di estetica, di acconciatura, alimentari, qualsiasi laboratorio artigianale o comunque attività commerciale. Questo è un appello alla famosa responsabilità, che però non ci ha aiutato per niente in questa pandemia. L'Italia è indietro rispetto ad altri paesi anche per questo, Piscopiello. Sì, dici bene, però diciamo quelli che hanno rispettato le regole sono stati proprio gli operatori, gli imprenditori. Certo. Sì, infatti. Per questo non ho rivolto questa domanda a Francesca Scatigno, perché essendo del settore avrebbe potuto, no, in qualche maniera sembrare di parte. Mi fa piacere che lo sottolinei lei, voglio dire, cioè i centri estetici, i parrucchieri del nostro territorio hanno rispettato le regole, perché non possono lavorare? Quando poi vediamo assembramenti fuori dagli hub vaccinali, che è una cosa che assurda, voglio dire, immagini che abbiamo visto a Lecce, nelle Cese, nel giorno di Pasquetta, e che però poco importa se siano a Lecce o a Brindisi, siamo in una situazione veramente critica. Bisogna insomma capire veramente dove possono esserci pericoli di contagio, e di certo le partite IVA, di certo gli esercenti si sono organizzati nel migliore dei modi per evitare i contagi per se stessi e per i clienti. Noi ci siamo convinti di questo, che per chi governa è più semplice diciamo, decidere una chiusura, e invece è più complicato attivare i controlli, è più complicato riconoscere i ristori, è più complicato legiferare per far sì che l'economia diciamo, possa camminare con una certa normalità. E allora il legislatore, che sia regionale, che sia nazionale, decide per sicurezza, per garantire la massima sicurezza di tutti i cittadini, decide di chiudere. Bene, allora questo poteva giustificarsi nel primo periodo della pandemia, eravamo impreparati. Oggi non è più giustificabile una soluzione di questo tipo. Ecco perché noi al Ministro diciamo, guarda che alcune attività, al Ministro ma anche all'assessore degli Noci, a chi governa, a chi ha la responsabilità di governare, guardate che state sbagliando. Cioè, il contagio non avviene proprio in quei luoghi, siete fuori strada. E lì noi portiamo le prove, tanto è che i protocolli che sono stati scritti dall'INAIL, che sono stati scritti da specialisti della sicurezza, e diciamo noi li abbiamo rispettati, e quando li abbiamo rispettati nessuno può dire che il contagio si è preso presso un laboratorio di acconciatura oppure presso un laboratorio di estetica, nessuno la può provare questa cosa. Tanto è vero che, diciamo, nonostante la chiusura degli esercizi in questi 15 giorni, i contagi sono aumentati.
Allora, questa è la prova del 9. Anche con le scuole chiuse veramente i contagi sono aumentati e non si capisce per quale motivo. Presidente D'Amore, allora, da Presidente della Camera di Commercio, oltre che referente di Confesercenti, ci può dire, ci può anticipare qualche numero aggiornato rispetto allo scorso anno? Quante sono le saracinesche chiuse? Quanti intendono in questo momento chiudere la propria attività? Insomma, un po' una foto di quella che è la situazione attuale nel territorio provinciale. Certo, tra l'altro la documentazione proprio qui. Fondamentalmente per cercare di riepilogare la situazione è abbastanza difficile, nel senso che da stime fatte dalle associazioni nazionali su dati Istat si calcola una perdita di 80 milioni di euro al giorno di minor fatturato per le imprese. Una situazione difficilmente sostenibile, anche perché nel frattempo è importante comunque ricordare che non c'è stata, con i vari decreti sono stati previsti sì dei ristori, ma i ristori il primo anno, l'anno scorso, riguardavano solo una mensilità, che era la mensilità di aprile, e nel 2021 il decreto ristori, ancora peggio, ha previsto un ristoro su base annua, ma del 4% del fatturato perso. Allo stesso tempo, assolutamente sì, anche perché allo stesso tempo non sono stati sospesi o congelati i costi delle attività. Certo. Tant'è che alcune associazioni di categoria, tra cui Confesercenti, al Ministero, al Ministro, hanno proposto, più che ristorare le perdite, di congelare le spese. Una tra tutte, tutte le attività commerciali e artigianali, di servizio in generale, operano su un canone di locazione, sono pochissime percentualmente quelle che hanno locali di proprietà. Bene, invece che ristorare del 4% il fatturato perso, sarebbe stato più opportuno congelare tutte le locazioni per i periodi della crisi Covid ed eventualmente ristorare i proprietari dei locali per la parte non ricevuta al netto delle imposte. Ad oggi invece abbiamo le utenze che comunque continuano a correre, che sul settore della ristorazione potete immaginare benissimo, sono nell'ordine di alcune migliaia di euro a bimestre, abbiamo le locazioni che sono alcune migliaia di euro al mese, abbiamo comunque la parte legata alle imposte, alle tasse, anche per lo smaltimento dei rifiuti, piuttosto che le altre tasse comunali, che non sono state annullate, sono semplicemente state rinviate, creando un nodo che prima o poi verrà al pettine, decretando veramente il collasso e una situazione paradossale, che fa il paio con quello che in realtà denunciava la Confartigianato, cioè un'esplosione dell'abusivismo che non ha precedenti, che non può essere controllata, che è il vero volano, il vero rischio sanitario in questo momento, e che dall'altra parte invece impedisce letteralmente di utilizzare le attività commerciali per quello che sono, presidi della legalità e quindi dei presidi contro il contagio. Poi è sicuramente preferibile andare al ristorante di quattro persone sedute al tavolo a un metro di distanza con una prenotazione preventiva, piuttosto che costringere i nostri ragazzi, che comunque hanno un bisogno di socialità innato, a incontrarsi nei vicoletti, nelle piazzette o nei cortili dei condomini, senza nessun controllo, senza nessun tipo grazie di attività preventiva. Grazie. Volevo Presidente D'Amore, sì, il dato che avevate chiesto sulla mortalità delle imprese nel solo 2000, e ripetiamo, il 2000 è un anno in cui non si sono ancora sviluppati interamente gli effetti della pandemia. Hanno cessato nella provincia di Brindisi 1.412 imprese. Nel 2020. 16.400 sono quelle cessate attualmente in Puglia
E in Italia hanno cessato, dati Camera di Commercio, quindi fonte registro imprese, dati effettivi, Ripete per favore, 270.000. Presidente, il dato della provincia di Brindisi? E 1412. qual è il comune più colpito? Riusciamo a fare anche una differenziazione in questo? Qual è la parte del territorio più in sofferenza? Poi vediamo se la Presidente Montanaro, Annalita Quello Montanaro, è d'accordo. sicuramente è legato alla numerosità delle imprese per comune, quindi non, è un dato che va preso con le pinze. Però solo a Brindisi sono state 237, a Fasano 174, a Mesagne 101, e a Francavilla Fontana 121 e così via, fino ad arrivare al comune più piccolo in termini di perdita di imprese, che è Torchiarolo con 20 partite IVA cessate nel 2020. Annalita Quindi Montanaro, anche i cosa settori sono, anche la possiamo distribuzione per aggiungere? settori interessante, perché comunque considerate che il settore maggiormente colpito è quello appunto del commercio e dell'attività di ristorazione, Grazie, Toni che registra. D'Amore. Andiamo da Annalita Montanaro. Cosa possiamo aggiungere rispetto a questa analisi che è stata fatta per conto ovviamente della Camera di Commercio, ma anche di Confesercenti Brindisi da Antonio D'Amore? Quello che possiamo aggiungere è questo, che sicuramente dobbiamo cominciare a pensare alla ripresa, perché pensare a quello che è stato perso è un modo per capire qual è il punto di partenza per poter riprendere. La giornata di oggi, ripeto, il futuro non si chiude ed è questa la manifestazione nazionale che stiamo portando avanti, serve proprio a segnare il passo e dire che non si può continuare così. Tra le proposte che sono state fatte, ve ne cito solo alcune, è sicuramente l'azzeramento della pressione dell'imposta e dei tributi locali, perché Esatto. chiaramente bisogna dare una mano ai territori, da solo il territorio non ce la può fare. E voi vi siete Altre sentiti cose? soli in questo momento, in questo anno così difficile? Avete trovato difficoltà, Presidente, ad interloquire con le istituzioni? Difficoltà di interloquire con i comuni? Sicuramente no, perché le amministrazioni comunali sanno benissimo qual è la situazione delle attività e sanno benissimo che una delle fonti principali sono proprio le attività produttive, perché chiaramente senza il commercio anche Certo. i comuni non vanno da nessuna parte, no? Pensiamo alla Tari, pensiamo alle imposte che appunto sostengono anche, no? La vita di un comune. Però chiaramente in questo momento dovrebbe essere il governo che dovrebbe bloccare, dovrebbe dire basta in questo senso e congelare questa situazione legata appunto ai pagamenti degli imposti comunali. Altri punti da portare avanti, ce ne siamo accorti, la digitalizzazione, l'innovazione, in modo che abbiamo un modo di fare il turismo che possa riportare i turisti in Puglia, perché anche di questo dobbiamo preoccuparci. Tra pochi mesi Certo. ci sarà l'estate. E il turista deve sentirsi sicuro e tranquillo di venire da noi. Tutti gli altri stati si stanno muovendo in questo senso, quindi è importante che anche la Puglia e l'Italia si muova per far sì che la persona, che il turista si senta portato a vivere in un contesto tranquillo e sicuro. Certo, quello che si dice in questi giorni, non che si dice, quello che sta accadendo questi giorni in Puglia in termini di contagio, sinceramente, se il turista ovviamente avrà modo di commentarlo a modo suo, in questo momento non sarebbe un luogo sicuro. Facciamo una pausa, ci rivediamo fra pochissimo, riprendiamo il nostro giro. Insomma, una situazione difficile. Francesca Scatigno, io vedevo che anche lei annuiva, no? Magari quando i colleghi parlavano, perché a prescindere dalla sigla, a prescindere dal fatto dell'organizzazione in associazione o meno, questo è un male comune. Questa è una malattia economica che tutti quanti state pagando, avete dei dipendenti, non è semplice organizzarvi, non volete lasciare le famiglie che dipendono da voi a casa senza un sostegno, anche se questo sostegno poi fino in fondo non lo avete ricevuto dal governo, almeno in base a quello che avete perso. Ristori, sì, ma relativamente. Sì, in effetti noi siamo uniti nel fatto che non vogliamo più sentir parlare di ristori,
Perché per noi è semplicemente una presa in giro. Moltissime categorie non hanno avuto diritto a nessun tipo di ristoro. Ormai è un anno che va avanti questa situazione. Per non parlare delle casse integrazioni, io nello specifico posso dire con estrema chiarezza che le mie collaboratrici non percepiscono da dicembre 2020 ormai casse integrazioni. Qui è tutto un giro, l'economia è ferma da tutti i punti di vista. Sentiamo invece un'altra testimonianza che ha raccolto questa mattina Fabrizio Caglianiello proprio in via Marche, dove si è svolta questa iniziativa pacifica, lo ripetiamo, dove i commercianti, le partite IVA di Brindisi hanno aperto i propri punti vendita, i propri esercizi commerciali per dire che ci sono, per dire che vogliono soprattutto continuare ad esserci. Sentiamo. Una manifestazione simbolica per lanciare un messaggio alla politica? Certo, questo, abbiamo preferito fare una conferenza stampa e non una manifestazione di protesta perché il clima non è dei migliori. Si sta vedendo nelle diverse piazze, sta finendo a risse, quindi noi vogliamo evitare tutto questo. Tant'è che abbiamo fatto istanza già al prefetto per un incontro urgente, proprio come FENAILP, e abbiamo condiviso la battaglia del gruppo delle partite IVA di Brindisi, proprio perché la situazione è ormai allo stremo. Quali saranno i prossimi passaggi e che risposte vi aspettate? I prossimi passaggi noi già a livello nazionale abbiamo fatto diverse istanze verso il governo, quindi la riapertura in sicurezza è quella meno dispendiosa e dolorosa da parte economica del governo. Quindi è stato fatto all'inizio della pandemia quando il virus non si conosceva e tutte le problematiche in essere non si conoscevano. Sono stati spesi tanti soldi per mettere in sicurezza i locali, non vedo il perché non si possa riaprire in sicurezza e farli stare chiusi. Oppure apri e chiudi a intermittenza quando un'attività sappiamo benissimo che ha bisogno di organizzarsi per poter aprire. Spesso tra l'altro alcuni imprenditori hanno effettuato dei lavori, salvo poi scoprire il giorno dopo che dovevano rimanere chiusi. Certo, assolutamente sì, hanno fatto dei lavori, sono pure organizzati con il personale e quant'altro, quindi danni su danni, e poi non parliamo di ristori che sono veramente delle elemosine che non coprono neanche un terzo del fitto dell'attività commerciale, fermo restando che ogni attività commerciale ha anche una famiglia da poter portare avanti. Perfetto. Della serie oltre il danno anche la beffa, avrebbero potuto non investirli questi soldi, gli imprenditori, i privati, le partite IVA, gli esercenti, avrebbero potuto risparmiarli, probabilmente se qualcuno lo avesse saputo avrebbe deciso di chiudere e di mettere un cartello, ci rivediamo fra un anno, fra due anni, quando questa pandemia sarà finita, perlomeno avrebbero risparmiato tutti i soldi in termini di tassazione eccetera eccetera. E capisco che possono sembrare affermazioni forse forti e un po' fuori luogo, ma in realtà nei panni di una partita IVA bisogna metterci sì, per capire di cosa stiamo parlando. Vi volevo fare un'altra domanda a proposito di governo. Cosa vi aspettavate da Draghi e cosa invece vi sentite di dire oggi alla luce di quello che sta accadendo? Che peraltro non ci viene neanche puntualmente comunicato come accadeva prima, che era l'unica forse... l'unico punto di contatto. Teodoro Piscopiello. Sì, intanto diciamo mi è piaciuta la compostezza dei brindisini, degli imprenditori brindisini rispetto a chi è andato a manifestare a Roma, l'educazione, il rispetto degli altri e delle regole, per cui complimenti a chi è stato intervistato. Diciamo, l'errore che continua a fare chi governa, con cui noi ci sforziamo di parlare continuamente ogni giorno per il tramite dei colleghi regionali che sono nelle nostre sedi regionali e nazionali, è che diciamo, le imprese vogliono in effetti solo riaprire, cioè vogliono solo lavorare, vogliono i nostri imprenditori che sono tutti datori di lavoro, sono piccole imprese le nostre, con uno, due, tre dipendenti, qualcuno raggiunge anche 10 dipendenti, vogliono solo lavorare loro stessi e far lavorare i loro dipendenti. Cioè quello che, di cui non si sta, ci si sta rendendo conto, che chiudendo le piccole imprese, l'abbiamo sempre detto, si chiude l'Italia, si chiude il paese, si ferma il motore del paese. Ecco, ritorno alla domanda di prima, ma Draghi queste cose le sa? Forse magari qualcuno ha pensato che chi lo ha preceduto non sapesse, ma allora, mi dà un giudizio su questo governo? Allora, io intanto, diciamo, dei due presidenti ho stima, del precedente e dell'attuale, come immagino gran parte degli italiani.
si vede anche la maggioranza, ci mancherebbe altro, però qual è il problema? È che diciamo, sembra che loro non vivano diciamo, il livello diciamo, in cui viviamo noi, quello dove si produce, dove si lavora ogni giorno, dove si porta il reddito, anche se piccolo, si porta il reddito ogni giorno a casa. Rino Piscopiello era meglio prima o meglio oggi? Questo le sto chiedendo, secondo lei? Per me, meglio prima con il presidente Conte e meglio adesso con Draghi. Per me c'è continuità, c'è una buona continuità su cui noi, diciamo, dobbiamo, a cui noi dobbiamo credere. Guai a ribellarci, diciamo, io credo nello Stato, credo nelle regole e nelle leggi che fa lo Stato, che scrive lo Stato e che poi scrivono i nostri parlamentari, spesso dettate anche da noi, sono leggi che noi proponiamo, le nostre confederazioni, i nostri rappresentanti, noi stessi siamo diciamo, estensori di qualche parte, di qualche articolo, di qualche legge che riguarda le nostre categorie. E quindi, diciamo, ritorno a dire al Presidente Draghi e ai ministri, bisogna continuare a dire che noi vogliamo lavorare, che si può continuare a lavorare rispettando le regole che si erano date con i protocolli che erano stati istituiti precedentemente. E non certo i ristori che hanno individuato non bastano, non sono sufficienti. Io dico che no, le nostre imprese non li vogliono nemmeno. Esatto, e voi questo dite, non vogliamo i ristori, vogliamo lavorare, lo facciamo in sicurezza, abbiamo investito tanti soldi e i nostri esercizi commerciali sono presidi di sicurezza, questo dite. Dico questo, l'investimento lo deve fare lo Stato, cioè è quello che Draghi o allora Conte non capivano, e dobbiamo migliorare le condizioni di chi deve controllare, e se tu mi fissi nelle regole, poi ci vuole uno Stato che abbia la capacità di controllare che tutti rispettino quelle regole, e mi devi aiutare a tenere l'impresa in vita, e se tu poi non mi aiuti e dici ma stai licenziando, e mi penalizzi, non va bene, è come se, diciamo, l'interlocutore non stesse vivendo la realtà che viviamo noi. Grazie. Io faccio sempre, sì, esempio, e concludiamo. Quel contributo di 600 euro che diedero all'inizio fu un'offesa per tanti dei nostri imprenditori, e allora se l'impostazione è quella del ristoro di queste entità, non, i nostri imprenditori non li vogliono affatto, vogliono solo che si riapra al più presto diciamo, il paese, perché oggi per me è tutto chiuso, per noi è tutto chiuso e ci sono le condizioni per riaprirle le imprese, ci sono. Abbiamo Toni D'Amore? Non lo vedo più, c'è? Ci sono. Presidente D'Amore, meglio prima con Conte, oggi con Draghi, quali sono le vostre valutazioni alla luce di quello che, insomma, stiamo vedendo in questi giorni e che abbiamo visto in un anno di pandemia? Beh, credo che comunque il ruolo della politica, sia con Conte che con Draghi, sia fondamentale nella corretta gestione di questa crisi. Ad oggi ritengo che l'aver abbassato la testa e lavorato, come posso dire, solo con alcuni comparti, solo con il settore sanitario, ecco, e non anche con il comparto che rappresenta il mondo delle imprese, delle partite IVA a tutti i livelli, sia la caratteristica che accomuna i due governi. C'è bisogno di un cambio di passo, c'è bisogno di riaprire in sicurezza. Io ricordo che è passato un anno, in un anno siamo esattamente nella stessa situazione, però un anno fa ci veniva detto che dovevamo abituarci a una nuova normalità, che era una parola che all'epoca mi, in qualche modo mi faceva sorridere e un po' mi sconcertava, e oggi parola faccio mia. Se dobbiamo abituarci a una nuova normalità, e non possiamo perché il governo non riesce a prevedere quando e se questa epidemia in qualche modo finirà, allora dobbiamo chiedere al governo, il governo si deve fare carico di interpretare delle nuove modalità operative di lavoro. Abbiamo bisogno di riaprire negozi del non alimentare, quindi dalle gioiellerie ai negozi di abbigliamento, prevedendo eventualmente l'accesso su prenotazione con la registrazione del cliente e magari limitato al numero di operatori posti al servizio dei clienti. Quindi se uno ha due addetti vendita potrà far entrare al massimo due clienti, e abbiamo bisogno sicuramente che il governo imposti una nuova strategia sullo sviluppo di una terapia di cura della malattia e non solo sui vaccini, perché ripeto,
i vaccini stanno riscontrando dei problemi che sono legati soprattutto al fatto che non gestiamo la produzione, non abbiamo la possibilità di garantire la vaccinazione di massa. Abbiamo bisogno di prevedere eventualmente delle aperture prolungate come fasce orarie dei negozi per diluire l'utenza e non invece, come sta avvenendo oggi, con chiusure estemporanee di alcuni giorni come a Pasqua, che hanno semplicemente amplificato il numero di clienti in minori giorni di apertura e che, come sta avvenendo purtroppo in alcuni uffici postali e bancari, invece di allungare l'orario di apertura per diminuire l'utenza, semplicemente lo riducono o peggio riducono il numero degli sportelli, creando poi quelle immagini di assembramento delle attività. E sono cose previste nel primo protocollo di regolamentazione Covid stilato dal Comitato Tecnico Scientifico ad aprile del 2020, quindi 12 mesi fa. Abbiamo bisogno eventualmente anche di un esempio da parte della politica. Perché non sospendere lo stipendio di chi oggi è impegnato in prima linea politicamente nella gestione dei piani pandemici, nella gestione della situazione? Perché così probabilmente si darà. Ma questi non sono un po' slogan ad effetto, Presidente D'Amore? Assolutamente no. Sono regole di buon senso. Se, come stanno facendo, ripeto, le associazioni, bisogna smettere di soffiare sul fuoco della protesta, questa ingiustizia sociale che vede da una parte i garantiti e dall'altra parte chi produce reddito in autonomia posti su due piani diversi, da chi invece pur lavorando da casa riesce a concludere, Presidente. Ad avere, per assurdo, come è avvenuto, un aumento dello stipendio per il rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego, dall'altra parte non possiamo dire invece a chi quel reddito se lo produce in autonomia e con i propri sacrifici non dovete lavorare, non dovete produrre reddito, è un vostro problema. Non può essere un nostro problema, non può essere la caratteristica che ha accomunato il governo Conte col governo Draghi. Abbiamo bisogno di un cambio di passo. Se il presidente Emiliano vuole continuare a dire che bisogna chiudere ed essere zona rossa, ecco perché non è uno slogan, anche in territori come la provincia di Lecce o la provincia di Brindisi, che sono caratterizzati da un livello di diffusione del contagio molto più basso che in altri territori della regione Puglia, e questo può essere frutto solo di corretti comportamenti, cioè se ci siamo comportati bene dobbiamo essere premiati, non possiamo essere puniti, ma potremmo anche accettare di condividere una strategia politica regionale se vedessimo dalla parte del Presidente della Regione Puglia un impegno personale, in prima persona, al sacrificio, perché sarebbe una testimonianza che veramente il tempo della sofferenza è limitato e che comunque siamo in dirittura d'arrivo. Grazie a Toni D'Amore. Presidente Annalita Montanaro, allora, che cosa, anche voi avete, lei stava elencando le iniziative, preferisce continuare ad elencare quello che voi avete in cantiere o commentare quello che diceva il collega D'Amore per quanto riguarda Confesercenti? Ci sono dei punti di incontro anche nelle associazioni, perché poi in questo momento il fronte delle associazioni dovrebbe essere un po' come il fronte sindacale, no? Quando si parla di una vertenza, quando si rischiano posti di lavoro, dovrebbe essere unito, dovrebbe essere una sola voce, perché poi le istanze da portare avanti sono le stesse a prescindere dalle sigle. Assolutamente sì. Quello che posso dire è che un esempio oggi, ad esempio, è il discorso delle vaccinazioni in azienda, il protocollo che si sta mettendo in campo in accordo tra i sindacati e le imprese, in modo che i dipendenti possano essere vaccinati all'interno delle aziende. Questo è già un punto di incontro, perché diciamo che la vaccinazione è l'elemento che può aiutare alla riapertura e alla messa in sicurezza delle persone e dei lavoratori. Quindi questo è un punto importante. Ancora, quello che possiamo dire è che
quello che è successo precedentemente l'anno scorso e di cui ci si è resi conto, che quindi i trasporti fossero non completamente sicuri, avrebbe dovuto dare da pensare. E quindi la strategia nostra come imprese, il suggerimento che diamo al governo è che si riesca a riparare a quegli errori e a quelle conoscenze di mancanze che si erano già messe in attenzione nella prima fase di Covid. Questa mattina, peraltro, un'iniziativa si è tenuta anche a Fasano, che è stata organizzata da Confcommercio, e cioè i titolari delle attività del commercio hanno tenuto le serrande alzate in segno di protesta per i ritardi con cui il governo è intervenuto per concedere ristori adeguati ed altre forme di sostegno. Questo per dire che nel momento in cui a Brindisi le partite IVA organizzavano la loro iniziativa, Confcommercio era presente invece a Fasano con un'iniziativa che sostanzialmente era la stessa, perché i problemi sono gli stessi e sono condivisi. Leggiamo, a proposito di politica che è stata chiamata in causa dal presidente D'Amore, un pensiero da parte di Mauro Vizzino, presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, che però interviene anche sulla crisi del commercio, perché poi a prescindere dalle competenze, le difficoltà del commercio sono un po' sotto gli occhi di tutti, quindi non è difficile andare a comprendere che cosa stia accadendo oggi, come non è difficile capire che in sofferenza e che il prezzo di questa pandemia oggi la stiano pagando i privati, non i dipendenti pubblici, che pure stanno soffrendo per altri motivi, per tutte le conseguenze legate allo smart working ad esempio, ma ai privati si sta impedendo di lavorare, di questo stiamo parlando. Centinaia di migliaia di commercianti di ogni parte del paese stanno vivendo il dramma di una crisi senza precedenti, esordisce Vizzino, arginata solo in minima parte dai ristori messi in campo dal governo nazionale, molti dei quali tardano ad arrivare e richiedono procedure più complesse rispetto a ciò che era stato erogato nei primi mesi di emergenza. I dati sulla disoccupazione indicano proprio nel commercio uno dei comparti dove il fenomeno si sta aggravando giorno dopo giorno. È evidente che alle conseguenze drammatiche provocate dalle chiusure si aggiunge una condizione di profonda incertezza per il futuro. Nessuno oggi è in condizione di prevedere cosa potrà accadere, ma è fuor di dubbio che la chiusura per mesi e mesi, senza che ci sia una contestuale sospensione delle uscite che un commerciante deve affrontare mensilmente, sta facendo crescere la tensione sociale. Occorre che il governo sostenga in maniera ancora più marcata anche gli enti locali, affinché si possa procedere con l'annullamento di tributi come la Tari, che le attività commerciali si vedranno costrette a pagare pur non avendo fatturato un euro per mesi. Stesso discorso per gli affitti dei locali, è un po' quello che aveva detto in apertura, diciamo, della nostra trasmissione anche Toni D'Amore. È evidente che anche nella nostra regione dobbiamo verificare, al pari di quanto sta avvenendo in altre aree del paese, cos'altro si può mettere in campo a sostegno dei commercianti e non solo per questa fase acuta della crisi. Bisogna andare oltre, insomma, una pur convinta solidarietà nei confronti di chi vede sfumare i sacrifici di una vita e produrre azioni concrete. Sono certo che la Regione Puglia saprà farcela anche questa volta, una risposta, se così possiamo dire, anche ad amore, no? A quello che diceva l'intervento della Regione Puglia, con gli sforzi della Giunta e l'adesione convinta di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Francesca Scatigno, iniziative di questo tipo, come quella che voi avete organizzato oggi, o tutto il confronto che si svolge in chat, come lei ha sottolineato durante la doverosa presentazione di quelle che sono le partite IVA di Brindisi, che cosa vi dite? In quanti in questo momento pensano ad esempio di non potercela fare, pensano di avere le ore, i giorni contati, e fra di voi anche cosa vi dite per provare a farvi forza, perché le attività commerciali devono restare aperte, devono restare aperte? In effetti è un gruppo di sostegno, si parla di tutto, ci confrontiamo perché effettivamente in quest'ultimo anno ci siamo sentiti soli, non solo dal punto di vista politico e quindi delle amministrazioni,
locali, regionali, nazionali, ma anche dal punto di vista poi di confronto con le associazioni di categoria. Lo dicevi tu poc'anzi, perché Fasano con Conf Commercio e non a Brindisi tipo? Io credo, e non è per far polemica, che oggi la necessità sia una necessità comune. Le partite IVA hanno bisogno di riaprire le serrande delle proprie attività, che siano ristoratori, attività commerciali, tutti abbiamo bisogno di lavorare. Oggi è questa l'esigenza primaria, chiediamo questo. Grazie. E quindi chiediamo il sostegno di tutti, scusami dottoressa. No, nel senso che volete stare insieme, avete bisogno di stare insieme anche voi per fare sentire la vostra voce a chi di competenza, perché poi dividi et impera, così è sempre stato, così così continuerà a funzionare. Le vostre rimostranze sono assolutamente pacifiche, sono assolutamente da tenere in considerazione. Non c'è più tempo se le serrande devono continuare a restare aperte. Teodoro Piscopiello. Diciamo, io volevo dire alla signora Scatigno che le associazioni, le nostre associazioni, almeno conosco la Confcommercio, conosco la Confesercenti, hanno le porte aperte, per cui diciamo tutti gli imprenditori possono entrare, possono partecipare, possono diventare dirigenti di un'associazione. Quello che noi diciamo, noi siamo i tecnici, siamo i direttori delle strutture, è che bisogna, diciamo, quando si partecipa bisogna fare proposte, bisogna farlo nelle regole delle associazioni, nel rispetto delle leggi dello Stato. Quindi diciamo, penso che in Confesercenti o piuttosto che in Confartigianato, in CNA, spazio ce n'è e voce si può dare a tutte le categorie. Tanto è vero quello che dico, che il 17 marzo scorso le associazioni di categorie più rappresentative, Confartigianato, CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, tutte quelle che hanno un riconoscimento nazionale, hanno chiesto all'assessore dell'INOCI un incontro, un tavolo tecnico per dire: guarda, cara Regione, e qui mi riferisco all'intervento di Vizzino, anche tu, cara Regione, puoi dare sostegno economico alle imprese. Quindi diciamo, noi ci siamo, la partita la giochiamo, possiamo essere anche determinanti se dietro di noi abbiamo un numero di iscritti e di associati che ci fanno proposte, ci sostengono e ci spingono a fare sempre meglio. I risultati noi li abbiamo ottenuti, l'eliminazione del codice Ateco, no, per riconoscere poi a tutte le attività in difficoltà un ristoro, è una battaglia vinta, ma è una delle battaglie che abbiamo fatto. E la battaglia che stiamo portando avanti per il settore benessere, in Confartigianato nel settore benessere inseriamo gli acconciatori e le estetiste. La battaglia è quella per riaprire il giorno 13, non il 20, così come dice l'ultimo DPCM, perché non ha una giustificazione quella data. Noi dobbiamo aprire prima, e quando chiediamo di aprire prima portiamo le nostre motivazioni. Quindi diciamo, questo è il lavoro che facciamo. E ai consiglieri regionali, tutti, di qualsiasi colore, perché per noi diciamo, quando si impegnano per il territorio sono tutti bravi, diciamo, quello di ascoltare di più, ecco, le associazioni, vivere con noi nelle associazioni i problemi e accettare e sostenere le nostre proposte. E solo così possono fare buona politica i nostri consiglieri regionali, i nostri parlamentari, ascoltando il territorio e quindi gli attori, chi vive diciamo, i problemi e chi ha bisogno della politica per poi diciamo, vedere che la politica, credere nella politica e credere nei risultati, nell'azione che fanno i nostri consiglieri regionali o i parlamentari, ma anche i consiglieri comunali che noi abbiamo qui a due passi. Anche da loro dipende molto del nostro ecco, del benessere delle nostre piccole imprese. Grazie. Toni D'Amore vuole aggiungere qualcosa, Presidente, però in un minuto, perché poi facciamo il giro di saluti. Ce la facciamo, Toni D'Amore, a fare un intervento di un minuto? Intanto volevo ringraziare voi per l'invito e i telespettatori per aver seguito la trasmissione, perché oggi è una giornata importante. Oggi è il 7 di aprile, rappresenta in realtà rappresentava la fine del primo decreto, ma è anche una giornata di manifestazioni, come abbiamo visto, da parte di tutte le associazioni. Anche Confesercenti oggi scende in piazza
in maniera virtuale, mandando mail con spot pubblicitari sui giornali e sulle televisioni e sollecitando il governo a far riaprire le imprese in sicurezza con lo slogan Restituiteci il futuro. Bene, per cercare di fare la nostra parte come Camera di Commercio, stiamo valutando insieme con il segretario generale la novità di ieri, quella di poter appunto avviare le vaccinazioni nelle attività industriali, commerciali, artigianali. Stiamo valutando e coinvolgeremo le associazioni del territorio tutte per aprire un hub vaccinale della Camera di Commercio, che in qualche modo possa procedere con l'immunizzazione quindi degli operatori commerciali, mettere in sicurezza i clienti e aggiungere un altro tassello per quello che possa essere una riapertura rapida e assolutamente sicura. Quindi nei prossimi giorni credo che organizzerò un incontro con le associazioni, ma nei prossimi giorni intendo in questa settimana, perché la Camera di Commercio potrebbe mettere a disposizione il suo personale e le sue strutture per creare un hub vaccinale. Le associazioni di categoria potrebbero essere chiamate a promuovere la vaccinazione degli operatori con i loro medici del lavoro o con Sì, tutti i poi medici. magari però pungolate anche i politici che, come ha detto Teodoro Episcopiello, sono tutti bravi e sono tutti buoni, perché Teodoro Episcopiello è Io una li persona pungolo, molto però qualche giornalista mi educata, dice perché una volta io li aperti gli pungolo e hub qualche giornalista vaccinali, mi dice che presidente faccio d'amore, propaganda. devo parlare io. Qualcuno mi dice che faccio lancio slogan, ma io li pungolo. No, allora, perché poi una volta aperti gli hub vaccinali abbiamo bisogno del vaccino da inoculare, altrimenti che E cosa quello è il facciamo? problema. Fisiologica? Ecco, No, e e quello è allora. il problema, che però non dipende da noi. E se non avremo i vaccini per riaprire le aziende, dovremo riaprire le aziende senza vaccino. Perché il Esatto. problema è politico e la politica non ci può lasciare indietro. E allora scrivete a questi politici, anziché contare quanti vaccini abbiamo fatto oggi e quanti ne faremo domani e quanti ne abbiamo fatti ieri, che in qualche maniera facessero fronte unico per chiedere che anche l'Italia deve essere trattata al pari di di altri stati e che anche la Puglia non deve rimanere indietro, perché dobbiamo finire di fare questa vaccinazione di massa prima possibile, altrimenti non veniamo fuori dal tunnel. Teodoro Episcopiello, anzi no, salutiamo Annalita Montanaro, il presidente di Confcommercio Brindisi. Se vuole aggiungere qualcosa, presidente, un auspicio. Allora, quello da aggiungere è che sicuramente le associazioni di categoria, ma anche le partite IVA di Confrancesca e Confartigianato sono tutti uniti in questo momento, ma lo sono stati già precedentemente, perché l'idea è che si deve riaprire, è il concetto che si sta continuando a portare avanti, con i protocolli di sicurezza, ma si riapra. Grazie anche ad Annalita Montanaro, presidente di Confcommercio della provincia di Brindisi. Chi non ho salutato? Allora, ha salutato Piscopiello, Toni d'Amore, ecco, Francesca Scatigno. Vogliamo salutarci con una chiusura, un auspicio. Che cosa vogliamo aggiungere per concludere? Aggiungerei che siamo pronti a riaprire. Quindi ci aspettiamo che a livello regionale ci sia uno sblocco e ci diano l'opportunità nel minor tempo possibile di lavorare in sicurezza, perché è solo questo quello che noi chiediamo. Allora io direi così, mi viene in questo momento, abbraccio, meno solidarietà, meno chiacchiere e più fatti. Iniziate a fare sentire la voce, questo rivolto ai politici, questo rivolto a chi è nelle stanze dei bottoni, perché il tessuto imprenditoriale a livello nazionale, a livello regionale e provinciale non può morire. Da questo tessuto dipende la nostra, ripresa. Grazie a Francesco.
Francesca Scatigno, referente delle partite IVA, grazie al presidente Antonio D'Amore per quanto riguarda la Camera di Commercio e per quanto riguarda Confesercenti Brindisi, Annalita Montanaro, presidente di Confcommercio, e Teodoro Piscopiello, direttore di Confartigianato. È stato bello confrontarsi con voi. L'obiettivo, l'auspicio è quello che in qualche maniera anche noi si possa dare un piccolo contributo, ecco, a questo dibattito, perché l'obiettivo finale deve essere quello di riaprire in sicurezza le serrande prima possibile. Grazie anche ai nostri telespettatori, ai quali auguro una buona serata. Arrivederci.